Benvenuto qui sul mio canale dedicato all'armonica e sul sito internet lezionidiarmonica.it. L'argomento di oggi è l'armonica blues, anzi, quali sono le tonalità più adatte per suonare il blues, se ci sono delle armoniche più adatte per suonare il blues. Prima di iniziare ti invito a iscriverti a questo canale se non sei ancora iscritto. Premi sul pulsante, iscriviti e attiva anche la campanella degli aggiornamenti. Poi ti invito a visitare il mio sito lezionidiarmonica.it dove troverai tante altre lezioni per imparare a suonare l'armonica, troverai molte canzoni e tanti articoli riguardanti questo meraviglioso mondo della blues harp. Cominciamo subito con l'argomento di oggi. Tra le domande che mi vengono poste diverse volte ci sono: ma qual è l'armonica più adatta per suonare il blues? Quale tonalità di armonica devo comprare se voglio suonare il blues? Beh, più che parlare di quale tonalità di armonica, dovremmo parlare di tecnica dell'armonicista, perché per suonare il blues è necessario intanto imparare i bending, è necessario imparare a suonare soprattutto in seconda posizione, e poi dopo tutto questo abbiamo il discorso di quale armonica utilizzare. Partiamo da un concetto: se parliamo di armonica cromatica è una cosa, se parliamo di armonica diatonica parliamo di tutt'altro. L'armonica blues quindi è normalmente l'armonica diatonica. Se utilizziamo l'armonica cromatica, questa con il pulsante, è vero che possiamo suonare in tutte le tonalità, ma l'armonica diatonica è quella che si chiama armonica blues. Perché? Perché per come sono messe le note su queste due armoniche, l'armonica blues è quella che ci permette di suonare meglio proprio questo genere. Ecco, questo è come suona solitamente il blues con l'armonica cromatica. Ci permette di suonare in tutte le tonalità, ci permette di suonare tutte le note, quindi anche tutte le 12 scale blues. Però non ci permette di fare questo suono. Perché questo è portato proprio dai bendings e da quella imprecisione di queste note. Quindi tutte quelle belle cosette, quelle articolazioni che facciamo con l'armonica diatonica, con l'armonica blues le possiamo fare ma in maniera limitata. I bending sull'armonica cromatica si possono fare, ma hanno uno scopo un po' diverso, per creare delle nuances sui suoni e non per ottenere delle note che comunque abbiamo già a disposizione, perché premendo il tasto possiamo alterare e quindi suonare tutte le 12 note della scala cromatica. Ecco, per quanto riguarda invece l'armonica diatonica e le sue tonalità, quali sono le tonalità più indicate per il blues? Intanto dipende dai gusti, ma poi dipende dal tipo di blues. Se suoniamo qualcosa di autoaccompagnamento, no? Un blues. Ecco, la tonalità più grave, quindi armoniche in sol, in la, in si bemolle, a mio avviso sono più indicate. Se voglio suonare degli assoli che gridano nel blues rock, rock blues, ecco che l'armonica in F, quindi in Fa, che è quella più acuta, va bene. Poi ripeto, è anche una questione di gusti. Diciamo che generalmente le armoniche di tonalità più bassa, Sol, La, Si bemolle fino diciamo al Do, sono più adatte a suonare gli accordi e le melodie anche. Le armoniche più acute vanno bene per suonare le melodie. E per quanto riguarda il chugging, il treno, ecco, in questo caso a me non piace molto perché è troppo acuto, mi sembra un po' il trenino di Paperino. Ecco, un'altra cosa da tenere in considerazione è la posizione in cui suoniamo il blues, e se utilizziamo perciò i fori bassi, la parte bassa dell'armonica o l'ottava alta. Perché se suoniamo in prima posizione, per esempio, dove sfruttiamo la parte alta dell'armonica, allora ecco che le armoniche di tonalità più bassa sono molto indicate. Le armoniche acute come quelle in Fa in Fa diesis saranno veramente acute in quella zona dell'armonica. Perciò ecco, io ti invito a fare queste considerazioni e scegliere tu stesso qual è l'armonica
più adatta per suonare quel blues, perché poi dipende anche dal genere, un blues lento o un blues più straziante o un blues più allegro, un blues di tipo swing. Quindi scegli la tonalità anche in base al mood, al sapore che vuoi dare alla tua musica o che già quella musica ha se l'ha fatta qualcun altro. Bene, ci vediamo alla prossima, ti auguro tanta buona musica.